Buonasera, lasciatemi andare solo per un attimo fuori tema, perché non mi è indifferente partecipare a una serata in ricordo di Roberto Franceschi e mi conforta constatare che il 23 gennaio è una data che per l'Università Bocconi resta incancellabile. Vi voglio solo raccontare che, avendo così un po' curiosato nell'ottimo sito della Fondazione Roberto Franceschi, prima di venire qui, mi sono imbattuto in un filmato che, se non l'avete visto, consiglio davvero a tutti voi, che ho sentito il bisogno di mostrare immediatamente a mio figlio, che ha cominciato quest'anno a frequentare il liceo che frequentavo io quel 23 gennaio, e me lo ricordo benissimo, quando è stato ucciso Roberto Franceschi. Sono proprio 2 o 3 minuti del TG2, dopo una sentenza di tribunale che mandava assolto l'agente Giulio Gallo, detentore della pistola che aveva sparato e ucciso, colpendolo alla nuca, Roberto Franceschi. Siccome mio figlio, come sempre accade, spesso mi chiede: ma com'è che voi eravate ribelli? Com'è che voi non vi fidavate delle istituzioni? Com'è che ci fai questi discorsi strani sul fatto che dentro allo Stato c'era un antistato, che le istituzioni non erano tutte una cosa pulita? Andatevi a guardare quei 2 minuti. Mio figlio è rimasto sbalordito. Quelle domande di un giornalista che forse conoscete tutti, Piero Scaramucci, che lavorava al TG2 e che si rivolgeva all'agente Gallo appena assolto, dicendogli: ma si è sparato quel giorno davanti alla Bocconi? Sì, si è sparato, ma la pistola che ha sparato era la sua? Sì, era la mia. Ma allora chi ha ucciso Roberto Franceschi? Non si sa, ho avuto un'amnesia. E si veniva assolti. Questo è. Allora, diciamo che rispetto al tema che affrontiamo noi questa sera, forse possiamo dire che quegli anni furono anni terribili, li abbiamo poi chiamati di piombo dal punto di vista della relazione con lo Stato e dei comportamenti anche interni a quello Stato, che diffondevano sfiducia, ma erano anni nei quali, mi insegnate voi della Bocconi, il progresso economico-sociale avanzava, erano anni di crescita economica, erano anni di attenuazione delle disuguaglianze di reddito in questo paese. Stasera, venendo qui, ho sbagliato strada per abitudine, siccome vengo spesso invitato all'inaugurazione dell'anno accademico e mi è capitato negli anni scorsi anche di permettermi un qualche rilievo sul fatto che in quella sede non si notava una trepidazione per l'economia reale circostante del paese. Da una parte mi conforta, e mi scusi il rettore questa sfacciataggine, rilevare che invece la sua presenza significa qualcosa una serata come questa e sul tema dell'immigrazione, ma dicendo: ho sbagliato strada e sono andato davanti all'altra Olamagna prima di arrivare qui, quella nuova, e lì ci sono le grate dalle quali forse soffia dell'aria calda, e ho incontrato pochi minuti fa lì fuori dei senza tetto che sono lì accovacciati a dormire. Questa è un'immagine 41 anni dopo, che sarebbe stata inconcepibile nel 1973, è un'immagine delle due Milano, o se volete di questo villaggio col fossato. Immagino che chi ha scelto questo titolo volesse dargli per l'appunto questo significato. Il fossato non è soltanto
Guardo Andrea Segre che già invito a salire. Vieni, vieni sul palco, il regista Andrea Segre. Il fossato non è soltanto il canale di Sicilia e l'ecatombe alla quale ci siamo assuefatti, la divisione tra due mondi. Il fossato comincia a esserci anche dentro allo stesso nostro territorio metropolitano. Ma mi scuso se sono stato troppo lungo perché la persona a cui spetta di motivare perché la Fondazione Roberto Franceschi quest'anno incentra il momento di riflessione sui temi dell'immigrazione è Carlo De Villanova, che quindi invito a prendere la parola del Comitato Scientifico della Fondazione stessa. Prego. Grazie. La Fondazione Roberto Franceschi svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale e in particolare da anni ci occupiamo di immigrazione nei suoi molteplici aspetti e anche con diversi approcci disciplinari propri delle scienze sociali in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, non ultima l'Università Bocconi. Quando abbiamo deciso di dedicare la serata a Roberto Franceschi all'immigrazione, è stato in qualche modo naturale, venuto naturale, obbligato, provare a reclinare il tema partendo dall'accoglienza. E tuttavia, nei giorni passati, quando cercavo di pensare all'introduzione a questa serata, io ho trovato difficoltà nel separare l'accoglienza da tanti altri importanti aspetti delle politiche migratorie. E ho pensato di introdurre questa serata proprio raccontando le ragioni di questa difficoltà. E per spiegare quello che intendo, prendo spunto da un articolo che è stato pubblicato esattamente 10 giorni fa sul Corriere della Sera. Scrive l'autore, il professore Angelo Panebianco, sembriamo incapaci, a causa di certe sovrastrutture ideologiche, di decidere una volta per tutte quale criterio appendere alla politica dell'immigrazione, la convenienza oppure l'accoglienza, e aggiunge che si tratta di criteri fra loro in contraddizione. E che al primo, la convenienza, dovremmo ispirarci. Ora, questa contrapposizione tra convenienza ed accoglienza è molto presente nel dibattito italiano, quello politico, quello culturale, soprattutto in epoca di crisi. È, a mio parere, sicuramente utile per organizzare la discussione, ma presto presenta i suoi limiti, e di questi limiti voglio parlare. Procedo in maniera molto schematica, tocco 3 punti. Il primo punto è che nel caso delle politiche migratorie, spesso accoglienza e convenienza sono tra loro obiettivi coincidenti. Provo a fare un esempio. Si sente sempre più spesso parlare di selezione degli immigrati, del sistema punti, e questo sistema viene giustificato con il criterio di convenienza. Nella sostanza è meglio consentire l'ingresso di immigrati con elevato livello di istruzione per usufruire nell'attività produttiva. Sicuramente questa è una proposta da valutare con attenzione, è stata già adottata in tanti paesi. Tuttavia, gli studi a disposizione indicano che in Italia gli immigrati hanno un livello medio di istruzione elevato in assoluto e relativamente agli italiani, anche se per lo più lavorano in occupazioni che richiedono un basso livello di qualifica e di istruzione. Allora, in questo caso, politiche di accoglienza, di integrazione nel mercato del lavoro sono convenienti, nel senso che consentono di impiegare competenze già presenti nel nostro paese. Potrei fare tanti altri esempi, potrei citare gli studi della Fondazione sulla convenienza economica di un pieno accesso degli immigrati ai servizi sanitari, eliminando le forme di esclusione che spesso non sono intenzionali, che però sono iniqui e inefficienti. Potrei citare gli studi sulla convenienza economica di integrare gli immigrati nel nostro sistema di welfare, dato il loro apporto positivo al momento alle finanze pubbliche italiane e di altri paesi. Potrei citare la convenienza ad avere una società coesa, la nostra convenienza ad avere una società coesa tra 20, 30, 40 anni, quando le seconde, le terze generazioni saranno cittadini italiani. Ma non lo faccio, passo al secondo punto. Secondo punto che mi pare rilevante ai fini della discussione di oggi è che le politiche di controllo dei flussi migratori, ancorché ispirati a criteri di convenienza, hanno effetti diretti sulle forme di assistenza.
Mi riferisco ad esempio alle politiche di ingresso, cioè la retorica nazionale e anche europea insiste sulle responsabilità dei trafficanti di vite umane, sulla presenza di irregolari e le lotte irregolarità. Andrebbe riconosciuto che questi sono anche il risultato di una sostanziale assenza di canali di accesso in alcuni paesi europei e specificatamente l'Italia. In Italia, per i profughi richiedenti asilo, l'unica modalità di accesso è l'ingresso irregolare nel paese, per lo più attraverso lo sbarco sulle cofte e successiva domanda. La situazione è abbastanza simile per i migranti economici, chi viene per ricerca di lavoro, o con i quali però arrivano per lo più con visto turistico che poi scade. Le conseguenze sono molteplici ed evidenti. La prima è chiara, sono le tragedie a cui assistiamo oramai quotidianamente, dei morti che muoiono per raggiungere l'Europa e l'Italia, in mare ma non solo. Seconda conseguenza è la drammatizzazione dei fatti. Qua do due numeri. Nel periodo gennaio-luglio 2013 le domande di asilo sono state in Italia di 6.752, in Germania di 51.659. La differenza dal punto di vista mediatico è che in Italia questo flusso relativamente esiguo di persone si concentra sulle località di approdo, generando una pressione enorme sulle realtà locali. È come se i 51.659 richiedenti asilo in Germania dovessero fare tutti domanda in un ufficio postale non lo so, della Baviera, di una cittadina della Baviera. Questi sono... ha un effetto sulla retorica dell'emergenza, ma soprattutto ha un effetto, e qui mi piacerebbe sapere insomma, le parere degli enti locali, sulla modalità di assistenza, che non è necessariamente efficiente. C'è uno sbilanciamento di risorse sulla prima accoglienza rispetto ad altri momenti, per esempio rispetto al momento che è costituito dal sistema di protezione ai richiedenti asilo e rifugiati, ma anche per la mediazione culturale, per l'integrazione scolastica. Domanda, sono possibili altri modelli? Certamente sì, parlo di asilo ancora. In molti paesi, anche europei, partecipano al programma di ricollocamento dei rifugiati coordinato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La percentuale di asili accordati attraverso questo programma raggiunge il 72% negli Stati Uniti, in Finlandia è il 34%. Insomma, sintetizzando i due punti precedenti, io credo che bisogna essere consapevoli che i fenomeni migratori possono essere governati con difficoltà, ma non eliminati. Cioè è velleitaria l'idea di un villaggio che si isoli da questi movimenti. Se lo guardiamo in questa prospettiva, il rapporto tra accoglienza e convenienza si mostra appare più complesso che semplice alternativa. E concludo venendo al terzo punto, che è una considerazione. In alcune circostanze accoglienza e convenienza sono tra loro in contraddizione. Questo è molto probabile che accada. Tuttavia, non è, a mio parere, affatto scontato quale dei due criteri debba prevalere in questo caso. Si tratta di una scelta di coscienza, se far prevalere la convenienza o far prevalere l'accoglienza. In questo sottoscrivo appieno il messaggio del maestro Dolmi, che io ho visto e che non voglio anticipare, e quindi vi invito ad aspettare, è molto bello e toccante. Certamente non spetta agli scienziati sociali la definizione delle priorità e degli obiettivi. Qui voglio citare Myrdal, premio Nobel per l'economia del 1974. Scrive: una scienza sociale disinteressata non è mai esistita, né per ragioni logiche può esistere. La ricerca è sempre e per sua logica, necessità fondata su valutazioni di ordine morale e politico, e il ricercatore sarà sempre tenuto a rendere conto di esse in modo esplicito. Bene, per me la Fondazione Roberto Franceschi dichiara apertamente, sin dal suo atto costitutivo, dal suo statuto, i propri valori. Sono quelli della solidarietà, dell'inclusione, dell'equità, l'abbiamo sentito prima, della giustizia sociale. E con questi presupposti noi cerchiamo di produrre buona ricerca scientifica, nella speranza di poter contribuire a colmare i fossati, questa volta culturali, oltre che fisici, che esistono e che in un momento di crisi rischiano di approfondirsi. Grazie. Grazie
al professor De Villanova, qui alla Bocconi la tentazione è fortissima di discutere a fondo il significato del concetto di convenienza, così come di quello di benessere del resto, ma forse la nostra conversazione ci consentirà di affrontare anche questo aspetto. Ma c'è un'altra introduzione un po' diversa che vi voglio proporre, invitando però sul palco a raggiungerci al Ganesh Fessaha, Alga, la nostra Ambrogina d'Oro, presidente dell'ONG Gandhi, di ritorno da Egitto ed Etiopia, invitando Aristide Cabassi. Dov'è Aristide Cabassi? Eccolo lì. Se può raggiungerci, presidente della Fondazione Isaac Samaa Onlus, che si occupa attivamente dei senza tetto a Milano. È già con noi Andrea Segre, che ho salutato prima. Vi devo dire che per un'influenza di stagione non ce l'ha fatta a essere qui stasera Valerio Onida, del sindaco Giuliano Pisapia attendiamo, come? Lo stiamo aspettando. Non ha potuto venire Giusy Nicolini, ma ha scritto una lettera molto significativa che più tardi Cristina ci leggerà. Ma dicevo, una seconda introduzione è anche la testimonianza di Vladimir Doda, attore albanese che da anni vive in Italia e che da Il matto e la morte ci recita un pezzo di Dario Fo. Buonasera. Buonasera. Dicevo, scusa, mi devo dare le spalle. Buonasera. Buonasera. Eccoci qua. La storia che racconterò è appunto a casa sua, proprio dove qui vive appunto Dario Fo. La storia che vi racconterò parla del matto e della morte. La morte, che per le antiche tribù slave era una bellissima donna, vestita di bianco, e rappresentava una fase del ciclo di distruzione e di rinascita, che è appunto il ciclo della vita e della natura. Con il cristianesimo si afferma lo scheletro con la falce, emblema della giustizia sociale, poiché davanti alla morte gli uomini sono tutti uguali. La stessa immagine dello scheletro con la falce lo troviamo anche nelle carte dei tarocchi, e assieme alla carta della morte troviamo anche il matto, il buffone, luch, loco, il balenco, tutti termini ed espressioni diversi che indicano per lo più la maschera del folle. Il folle, appunto, che in Shakespeare è il fu, indicato spesso anche come il saggio stotto o l'idiota furbo. Così, dalla cultura popolare fino al teatro, il matto ha sempre rappresentato colui che non accetta né regole né consuetudini, e tantomeno dogmi che la società impone. Il potere non ha mai tollerato questi personaggi, anzi ha cercato sempre il modo per eliminarli. Ad esempio, nelle dittature del Novecento, come in Albania, da dove io vengo. Signora, non si preoccupi, ho rinnovato il permesso. Ecco, questa battuta io lo faccio sempre quando faccio questo pezzo, solo che questa volta è veramente una bugia, perché è scaduto il 31 dicembre. Ecco, in Albania questi personaggi venivano eliminati direttamente o mandati nei campi di lavoro. Una volta un capo di partito, un funzionario di partito, va a visitare una fabbrica. E mentre sta salendo sul podio per salutare la folla degli operai, vede questo operaio che scende le scale dell'immenso camino della fabbrica dopo aver appeso in cima una grossa bandiera del partito, secondo gli ordini dei suoi dirigenti della fabbrica. Allora il funzionario chiede di portare l'uomo sul podio per ringraziarlo del suo operato. Ma i dirigenti della fabbrica, conoscendo l'uomo, ma è un ex contadino, non sa parlare in pubblico. Ebbene, parlerò io. Ma è un po' timido, vuol dire che è umile. Ma è un po' matto, su, portatelo. Allora l'uomo viene portato sul podio e il funzionario, stringendogli la mano: compagno operaio, ma come fa a salire così in alto? Non ha le vertigini? Non le gira la testa? La testa? Ma io non ho niente nella testa, che mi deve girare? Se non fossi stato matto non sarei salito fino lì sopra. Oh, per una bandiera poi.
Ecco, il matto lo troviamo anche in molte storie sacre. Ad esempio in un'osteria, nei pressi di Gerusalemme, proprio nella notte in cui Gesù e i suoi apostoli stanno celebrando una cena, che forse sarà l'ultima. Accanto alla stanza del cenacolo troviamo il matto che gioca a carte, con tre personaggi. Un soldato, un mercante e un prete. Qui l'allegoria è ben chiara. Il matto rappresenta il popolo minuto che cerca di guadagnare almeno una mano con quelli che detengono le regole del potere, le regole, e che ogni volta che stanno perdendo cambiano le regole del gioco. Qui a Milano non credo che avete qualche esempio, in Albania ne avrei da raccontarvi. Ecco, il matto, appunto, mentre sta giocando, si sente in difficoltà e sta perdendo. A questo punto entra la morte. Si spalancano le porte, questa figura nera, tristissima, avanza. Tutti scappano, hanno paura. Rimane solo il matto, intento a cercare la carta che ha perso. Si trova davanti alla morte, ma non può scappare. Però nota che la morte è un po' triste. Allora comincia a lusingarla, le offre da bere, le fa persino la corte. E la morte si entusiasma, si sente il complimento, non è abituata, è donna, e si toglie un velo, un altro velo, e appare veramente bella. O forse agli occhi del matto. A questo punto il matto capisce che la morte non è venuta a prendere lui, ma un altro matto, più matto di lui, e cioè Gesù Cristo. In questo momento, tra il matto e la morte, si instaura una relazione un po' bizzarra, che adesso andrò a raccontarvi. Cominciamo subito. Oh, che bella! Vuoi che mi vinco tutto? Aspetta, vuoi che mi voglio prendere i miei soldoni? Perché avete la convinzione che mi fudessi un pollastro da spennare? E mo, come la metti? Oh, che falso! C'è sta Timerca. Vabbò, che gottante. Yes! Sì, ma che vengo subito! Da che le carte? Sì, sì! Da che le carte? 1, 2, 3, 4, 5. Ui, che carte! Va che me voglio giocare tutte! Qui sono i miei soldun. E con le altre? Oh, le altre! Oh, il catenun! Che ho vinto al prete! Non toccare, eh! Va! Va che fate le occiade! Va che non mi fido, me voglio mettere i miei soldun dentro! Sì, gioca. Spadun, bastun. Jesus! Ho detto che vengo subito! Che sì. Che non le piace il gioco d'azzardo. E che è l'ultima mano! Ma che è l'ultima! Come? Tinga nulla da fa. Che fai un miracolo! Ma che fai un altro? Oh, fai quello dell'acqua del vin che mi faccio quello dei sildun. Oh, madonna! Chi ha toccato le carte? Cerca, spadun, bastun! Il cavalco spadun! L'orreino col baston! Tinil! Strolega col cavron! Il bambino innocente! Col dio onnipotente! Ti se non degar coraso di giocare! Fera! Strolega col cavron! Giustizia con la raison! O il papa e la papessa! Che me vinco tutte! O il prete che fa messa! La vita bella allegra! Con la morte bianca e nera. Oh, di carte non go più. Caro matte che ha perduto. Oh, come fai a perdere? Che stavo vincendo mi? Aspetta! Va che mi vardo sotto il tavolo. E che voi fate i furbi? Ma se mi trovo la carta che go persa, perché non vi cacciate dentro le vostre tasche? Oh, maledetti! Dov'è che vi siete cacciati tutti? Oh, boia. Che frio dentro gli essi che mi arriva. Oh, serì la porta di là! Oh, dove arriva sto freddo poi? Serì la finestra! Oh, entra la morte! Ah, dove arriva sto freddo poi? Che serì la finestra! Tutto stellato! Oh! Che mi vado di là con le mie amiche che mi aspettano! Che voi cercate qualche dine! La che la padrona di casa le di là con Gesù se li ha posto. A lavarsi i pie. Ah, che sono tutti matti. Ah, che se lavano i pie. E se forse riandare non fai complimenti a lavarsi i pie anche a voi. Oh, che barbelli. Attolla la candrega che me l'ha scaldata a me. Ho perso tutto. Come fai a perdere? Che stavo vincendo me.
Va che ve vardo. Al mi sembra di avervi conosciuta un'altra volta. Impossibile. Impossibile. Che mi son tuna che si conosce una volta ma solamente. Una volta ma solamente. Ah, che vu sit foresta! Che la parlata mi sembrava che si dell'Ambrate. Ah no. Ah, allora che siete di Bergamo? Che no. Ma allora dit che siete runsit. Al che mi sembra comunque di vedervi un po' sotto decareggiata, un poco smortina. Cadiz smorta? Un poco, non vi offendi. No. Che mi son in sempiterna stata smorta. Che smorto gli è il mio natural. Che ha detto il natural? Che dicono tutto il natural, che poi le si gonfiano il buse, gli esi, è davanti di tria. Ho trovato la carta che ho persa. Che ero sicuro che avevo la carta della morte. Va che ve guardo. Che voi assomigliate spuada alla faccia pitturata in questa carta. Vabbè, che mi son la morte. Oh, la morte! Il matassonzo mi te fa spagura. E se non te fa spagura, perché la te tremba la giamba? E quale giamba? Ah, la giamba! Non la se mia, la giamba! La mia l'ho persa a guerresare. Oh, ho presa un'altra di un capitani che era lì steso. Non l'ha massat mia, il capitano. E che la sua giamba se ne andava sviando sul campo. Points, 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 points. Che mi... Scalzate un po'. Sta! Sta! Oh, oh! Attaccata con lo spio. E che la se vede e mi fa andare anche soppo. Lese timide. Lese timide davanti a una signora lustrissima. Come vu. Oh, lese buono. E gentile a clamarmi... lustrissima. Guarda che mi non lo fai per complimenti. Ma che sono contento che sei venuto a trovarmi. Che mi personalmente. Che mi vorrei offrire da bere. Volentera. Uga de zi, subit. Ha dit che a mi at l'asia ti. Ui. Tutte mi place di voi, tutte. Quel profonde crisantemi che si sente dappertutto intorno a voi. O il bianco e il pallidino delle vostre brasa. O che da noi altri la si disse, donna del color della biacca, donna che fa l'amor, ma è le stracca. Ma che non siete altro, mi fai svergognare, divento tutta rossa. Ma perché voi arrossite che siete donna vergine pura? Ah, la che ver che molti on voi avete srotolate delle vostre brasa. Che nessun vi portava amore e stima. O le vere. Niun mi stima, ma perché voi siete modesta e nonostante siete la reina del mondo, ah, perché voi siete la reina del mondo, entra la morte, stan, stan, tutti in ginocchio, anzi, stecchiti, bevima la vostra sanità, reina del mondo, sanità della morte, oh, io ne indovino se sei più matto o più poeta, tutte le dos, impero che ogni poeta è matto. Erro erso. Voi versate il vin. Bevin, bevin, smortina, che vi darà un po' di color sto vin. Oh, oh, le bon sto vin. Oh, come non potrei essere bon. E che l'altro di là è lì stesso del Nazaren. Lo qual è il Nazaren di là? Quello là, con gli occhi grandi e ciari. Oh, le dom... Le om de dolce figura quel. Oh sì, le bel giovin quel. Oi, non andaria con loro alti a lasciarmi sulle? Come mi divento geloso, spacco, scalcasso tutto! Mi plazzo. Oh mat, mi fai svergognare tutta. Ti me vuoi lusingare. Mi lusingare? Una signora lustrissima come voi, che manco dal re imperatore se fa lusingare. Oh, l'incanto che mi fa questi capelli, che mi volenteria acciataria tutti i fiori del mondo, sta sta sta, faria un gran miccio, e che poi mi buttaria dentro, a scoprirvi, a spogliarvi di tutto, oh il mio mat, oh il calor che mi fai venire con queste parole, che mi volenteria avrei vorsuto portarti secco a me, fa che non siete venuti par quello, a portarmi via con voi, no, oh, alla me place sto ribalton de sciambo! Oi, oh, anche mi sento più vive! Ma che son contenti! Ti caso che abusato,
ti facea mostra amorosa per embesuirme e scantonare alla morte. E sommi quella. No, smortina, mi son contenta che sei venuto non per togliere l'ultima fia, ma perché fa divertir, mi fa ridermi. O la che è adesso? O le lacrime fuori degli occhi, la morte che piange. Che sono stato mia a farvi piangere? No, ti mai ha ammolzito il cuore. Io plango per quelli Jesus, o il fiol de Deo, che illo è lo quale io dover togliere lo respiro. A par lui sei venuto, oh il povero giovine, e per quale malattia la menere di via? Malattia della croce, malattia della croce. Ah, e finirà in città! Pover Christ, che non poteva avere un altro nome più sventurato. Lascia che mi vada ad avvisare. Te le se prepari di sto supplizi tremendi, il non le se può. No, gli è inutile che te l'avvisi, e il sape ben. E il sape ben, e non fa nulla. Che sta coi suoi compagnon a bere il vino. O a lavarsi i piedi, che è proprio matto, ti l'hai detto. Venga, venga a versarmi il vino, che mi voglio imbriacare e slontanare di sta tristezza. Uscivit! Slazzi di sto mantel, va! Ui, due pomi d'argento! Oh, no, ma che mi son tutta donzella garzonetta, che mi svergogno tutta! E che niun uomo mi ha mai toccata snuda. Ma che mi non sono! Ma che sono matassonmi! Venga qua, che mi smorserò tutti gli umi, che lascerò soltanto uno, e che andremo a ballar e a cantar. E lulelu. E lulelu. E lulelu le mazze mazze. E un per tu. E un per tu. E un per tu e dal pazzo. E dal pazzo. E dal pazzo. E dal passo sto per te, e lulelu, e lulelu, e lulelu, le mazze ma, azze! Grande Vladimir. Grazie. Mi spiace solo che non ci fosse qui Dario Fo ad ascoltarlo.